abbiamo fatto una cosa. Tira solo animali. Ah, questa è tipo colpa di Enrique Iglesias, ragazzi. Che voce che ha Enrique Iglesias, cioè proprio ti entra nel profondo, vero? Ti fanno male le tette. No, ti, hai detto le tette. Hai detto tettine. Le tettine. Guardala. Buongiorno. Questa è la mia colazione di oggi. Molto triste, ma molto buona. Scusatemi la voce, mi era andata giù. Ieri non vi ho ripreso niente perché alla fine poi sono andata di là a guardarmi Empire e Cumbia Ninja. Poi sono tornata di qua a casa e sono crollata a letto a dormire. E niente, adesso io faccio la papone. Sono rincoglionita. Ho già pulito casa e devo ritirare i panni, devo stirare. Ciao Thor. Mamma mia che faccia, il boss della mafia. E poi niente, adesso mi guardo un po' la tele mentre mangio. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Oggi non vi ho ripreso niente perché abbiamo cazzeggiato tutto il tempo io e Andrea. E sono quasi le 8 meno 20 e stiamo andando a mangiare all'Iro. Che io non ho ancora capito se si chiama Iro tu. Perché tu? Perché c'è scritto Iro e poi sembra che c'è scritto tu. Non ci hai mai fatto caso? O Iro U, Iro. Adesso ti faccio leggere, comunque ciao. Ciao. E siccome ho condiviso un link con scritto quando ti viene quella voglia matta di sushi, cioè il tipo col salmone gigante in mano, allora ho rotto le palle a Andrea, stiamo andando a mangiare il sushi perché è già passato troppo tempo. In realtà poi dopodomani è il compleanno di Angela e non sappiamo che cosa vogliono fare. E nel frattempo, se non dobbiamo ritornare al sushi, almeno oggi ci siamo andati, cioè ci andiamo. Colmo quella voglia di sushi settimanale che mi è venuta, giusto? Oh, ho messo le peppe nuove, guardate. Le mie peppe nuove come sono bianche. Sono belle bianche. Non le ho mai avute bianche, le ho sempre avute solo nere. Infatti le prossime che mi prenderò saranno color granata, che tu ce le avevi, però le hai distrutte. Ma non ce le hai ancora, no? Io non perché le usavi tutte granata. Come no? Nere e mimetiche. No, no, ce le avevi granata. Le volevo prendere, ma ah, sono prese. Allora le prendiamo insieme granata. Ti va? Andrea si complessa perché ma allora mi danno fastidio. Tutte le altre coppie magari vanno in giro con i cosi uguali, no? Lui si vergogna. Lui dice allora se metti tu quelle io non le metto. Esatto. Perché abbiamo delle scarpe uguali, tipo quando mettevamo le classic, ti ricordi? Ma cosa stai dicendo? Vabbè. Beh, c'era gente, siccome Andrea si vergogna a parlare davanti alle persone, ho dovuto stoppare la videocamera. Che non è vero. Io so che tu ti vergogni, quindi si vergogna di farsi vedere mentre Gloria parla davanti alla videocamera. Sputa. Sputa. Muoviti. Muoviti. Ti picchio. Quanti siete? I capezzoli te li tiro, hai capito? Sputalo. Sputalo che te lo ti strozzi. Ma tua mi madre strozzo, veramente. Se tu mi fai continui a far così. Ma tua madre non ti ha mai picchiato perché mettevi le robe in bocca. Dammi. Oddio, stupido. Guarda come faccio. Ci sarà il video della tua guarda morte se non lo sputi. Smettila. Sei uno stronzo. Guarda che se ti succede qualcosa io rido davvero, lo stai facendo apposta. E se ti succede qualcosa quanto me la rido. Anche così. Non si vede. Una volta ha fatto il figo e si è strozzato con il pezzo, con il filtro della sigaretta. Non è vero. Sì. No, non ho fatto sì. Il figo. No, fai sempre il figo. No, ti spiego, ce l'avevo in bocca perché stavo facendo la sigaretta. Non mi interessa, adesso questo lo sputi. Il passato. Non era neanche un pezzo di stuzzicadenti. No. Allora. Era un'erbetta. Un'erbetta. Comunque un vai, spiega il tuo aneddoto da figo, vai. Quando io e Gloria fumavamo, dato che le sigarette costavano un bordello di soldi, avevamo iniziato a prendere schifo, il tabacco. Esatto. E facevamo il tabacco però con il filtro, perché senza filtro è un casino. E non so se avete mai visto quei filtrini piccolini fatti tipo di filtro. Bianco, come il filtro delle sigarette normali, però più piccolino. Vabbè, allora mentre facevo sulla sigaretta lo tenevo così.
tra le labbra, poi facevo sulla sigaretta e mettevo il filtro prima di lei. Solo che praticamente mi è venuto da starnutire mentre faccio sulla sigaretta. Avevo in mano la cartina con dentro il tabacco. Ho fatto quando starnutisci tiri su. Ho fatto mamma mia, gli è finito nel polmone. È rimasto incastrato lì. Esatto, mamma e che per brutta un roba. Po' non sono riuscito a portarlo. Mamma che brutta roba, non voglio pensarci. Brrr. Cioè, quella sottile differenza tra il respirare e... Il respirare filtrato. Vabbè, abbiamo riempito questa giornata che non vi ho vloggato con gli aneddoti di Andrea. Mamma mia, comunque stavo pensando, no? La più grande fobia, secondo me, è morire e strozzarsi. Cioè, morire e strozzarsi, no. Strozzarsi e morire. O comunque strozzarsi. Ma poi in realtà non è solo un'unica fobia che ho, perché ne ho 800, sono praticamente... come si dice? Ipocondriaca. 800 fobica. Sono ipocondriaca, ho paura di tutto, pure non lo so, di tutto. Buon pomeriggio e buon giovedì. Stasera c'è cosa da registrare, non l'ho registrato. Sì, voi ci vedete sempre in questo vialetto mentre stiamo uscendo e andiamo a mangiare. Oggi non vi ho ripreso niente, ma c'è una risposta a questa bellissima domanda. Qual è la domanda? Perché non avete perché registrato? Non lo so. Non vuol dire niente quello che ho detto. Sono i dolci giapponesi che mi danno alla testa. Abbiamo registrato, dillo tu, dai. Abbiamo registrato il cosa c'è nel mio pacchetto giapponese. Abbiamo registrato il video sugli assaggi della Tokyo Drift, che voi sicuramente... No, forse non lo so, perché domani sarà molto il weekly, quindi, che è venerdì. Forse lo vedrete, vabbè. E c'è anche Andrea, quindi guardatelo, perché Andrea rules, Andrea regna. Andrea è top! Dove stiamo andando? Stiamo andando a cena dai suoceri, dai genitori di Andrea. Direte, ma Gloria, ma ti stai stufando di filmare? No, semplicemente ancora ho la batteria scarica di questa... Non so come sta andando avanti, secondo me tipo c'è... Di notte si autoricarica, perché non la sto caricando da una settimana. E in più c'ho la chiavetta piena, la memoria è pienissima. Non so come... Boh, ci sarà tipo una cartella strana, sconosciuta, che registra ugualmente. Non ne ho idea. E quindi... caldo. Tra l'altro ho dormito fino a tardi oggi, perché ieri sera siamo andati a letto tardi, perché ci siamo guardati un sacco di video, un sacco di video di Human Safari, e tipo tutta la serie del... Molto bravo. Sì, veramente, io quel ragazzo è veramente bravo, tanti complimenti. Ero già in fissa con lui perché già guardavo i suoi video, però ieri anche con Andrea ci siamo messi a guardarlo e abbiamo guardato sia lui... Vabbè, l'altro non me lo ricordo. Parlavano tutti e due della stessa cosa e siamo andati a vedere entrambi. Perché non dici di cosa parlavano? Perché no? Perché sono molto scaramantica. No, sono solo sogni. Sono solo parole. Sono sogni. Sogni di due personcine che non hanno mai fatto niente e che sognano ad occhi aperti. Vabbè. Ma ciao! Sì, meno male che l'ho tirato fuori, che ce l'avevo in freezer, perché guarda che fettina di spada. È mio? Sì, l'hai fatto per me? Non mangi il limone. Non mangi le spine? Oh, che carina. Octopus. In inglese? Sì, che ieri abbiamo visto i mini octopus. Con dentro l'uovo. Ma non capisco come hanno messo un piccolo uovo in una piccola testa di polipo. Amore, perdi soldi. Da quando caghi soldi? Ascolta, no, scrollati. Magari ne perdi un po' ancora. Aspetta. Buongiorno, ho appena realizzato che non ho latte. Io che volevo mangiarmi questi. Guardate il casino, che non ho... Fa troppo caldo, non ho fatto ancora niente. Cioè, mi sono svegliata, sono rincoglionitissima. E volevo mangiare, ma non è latte. È venerdì, buon venerdì, è il compleanno di Angela. Buon compleanno, Angela. Sono rincoglionita. E adesso vado di là a chiedergli latte. Così quasi mi li faccio con l'acqua. No, vabbè. Stasera, visto che è il compleanno dell'angelo, mi dico basta, Gloria. Stasera, visto che è il compleanno dell'angelo, cioè oggi è il compleanno dell'angelo, ma stasera, visto che si festeggia, cioè, sembro Homer Simpson. Oh, non avete visto le vergogne. Dicevo, stasera, visto che festeggiamo e saremo tutti insieme appassionatamente e sicuramente ci divertiremo con tanta gente.
Boh, mi sa che vi filmerò qualcosa. E poi scapperò di qua. Cioè, è finita ovviamente la festa, non è che scappo così, mi godo la festa. Scapperò di qua, poi dopo tutta la notte sarò sveglia a editare i vlog. Buon pomeriggio, io ho pulito tutta la casa. Mi è arrivato anche un pacco Nabla. Ho solo guardato così, ma non l'ho aperto. Oh mamma, ma quante cose sono! Ma che bella! Che belli! Non vedo l'ora di usarli. Io poi adoro queste palettine Nabla, sono comodissime da portare in giro. Poi questo qua che si chiama Closer, mi viene in mente. Non guardate questa povera unghia, che poverina si è spaccata, per poco non mi spaccavo anche la mia sotto. Oddio, guardate com'è lucido! Che figo! Coralia Kendra! Che belli! Un aranciato, un altro un po' più rosato. Mi sono ricordata che non vi ho fatto vedere l'altra volta la collezione di Mulac che mi è arrivata. Già che ci sono, mi metto a fare le foto su Instagram per questa collezione, quella di Mulac. Cioè, ho lasciato praticamente 2 ore piene la videocamera accesa, non me ne sono accorta. Ma c'è una batteria infinita, vi avevo detto che ancora la dovevo caricare, non l'ho ancora caricata. Strano. Comunque, mi sono truccata per così almeno per la festicciola dell'Angela sono un po' più decente. E adesso sto per guardarmi Beauty and the Beast, sto tremando letteralmente dalla fame perché oggi non ho pranzato e ho un calo praticamente di zuccheri, pressioni, di tutto. E mi sono fatta il formaggio con i cracker, quelli che mi ha portato, che mi ha preso Roby della Lula, Roby della Lula, Roby e Lu, insomma, che mi ha portato i cracker e sono buonissimi. Con il miele lì, quindi puccerò un po' di formaggino nel miele che io lo adoro. Poi ho messo il salame quello finto, quello vegano, si chiama tipo salami, boh, non lo so, è una roba finta. La ricotta e l'insalata iceberg. Ah, ciao Fini! Ciao! Adesso io vado giù in skate perché è un po' che non mi ricordo come si fa. E quindi adesso vado in skate e viene come la mia mamma. Ciao mamma! Con lo spritz. Ciao! Ehi! Ciao Ele! Sei pronta a finire il mio weekly vlog? Latte e caffè comunque. Veramente. Comunque lei è Elena. Ciao. Non l'avevate mai visto. Anche la mia mamma. Ci siamo riscaldate perché c'era Enrico Iglesias. Mentre cantava Enrico Quindi Iglesias. Stiamo sudando. Esatto. Abbiamo pensato alla giarrettiera. Mi sento stanca lei. Lei è la mamma di Freya. È vero. Anguri! Auguri mamma, buon anno! Buon anno! Che buon anno! La torre di Andrea. Fermo Andrea. Ecco, come ti senti? Un po' di Pisa. Un po' storta. Wow. Aspetta che c'è poco la capocchia. Vediamo se tiene. Cos'è che ci appoggi? Hola, sono appena tornata a casa che adesso mi metto a editare il weekly e ci tenevo a salutarvi così almeno non chiudo questo weekly così di colpo. Tra l'altro ho lasciato lo skate così all'entrata. Spero che questi due vlog come al solito vi siano piaciuti. Mi manca la voce, piaciuti? Noi ci vediamo al prossimo weekly. E nei prossimi video vi mando un grossissimo bacio come sempre. Un mega abbraccione e ci vediamo al prossimo. Ciao!